Malpezzi, prego. Sì, io vorrei partire dalla questione del 3 per 1000, che è la più grossa fregatura che questo Stato vuole fare. Per cosa vorrebbe fare questo Stato? Prego. Metterne 3 per paese, per ogni 1000 abitanti. Sì. Fare dei grandi posti dove far arrivare tutte le persone, questo è da aprile che li stanno cercando, cercano anche ex aeroporti. Poi smistarli piano piano, così la gente te ne arrivano uno o due a settimana, non te ne accorgi, non ci sono le grandi manifestazioni e si parte con questa sostituzione, che poi qua ID dovrebbe spiegarci perché ha deciso che noi dobbiamo mantenere tutte le persone che vengono dall'Africa e lasciare gli italiani in mezzo a una strada, perché questa è la grande domanda. Come? La grande domanda, visto che qua si parla sempre di dati, sembra che noi li diamo a caso, gli illuminati sono quelli di sinistra. Vogliamo dire tutte le persone che fuggono appena arrivano agli hub regionali, quello ad esempio che c'è in Emilia-Romagna, il 40% fugge, poi finiscono in queste strutture, come vediamo quella di Torino. Strutture in cui la sinistra non interviene, perché sono un paio, fa finta di niente, spera che il problema rimanga lì e poi si arriva a questi numeri, perché qua la polizia non può entrare, ma io penso che anche a Bologna circa una settimana fa dei carabinieri si sono dovuti nascondere dentro un'attività commerciale e chiamare i rinforzi perché fuori c'erano degli extracomunitari e non sapevano come fare perché sennò li linciavano. Ci pensa, cioè, non è possibile, non è possibile. Buongiorno, ma cosa c'entra? Vedi, questa è la superficialità con cui la sinistra davanti a delle cose che sono dei dati di fatto, però... che sono dei dati di fatto, risponde, perché noi abbiamo un problema, molti di questi fuggono, finiscono nelle mani della criminalità organizzata, vanno allora a spacciare. Parliamo di cosa problemi, facciamo? Fa. Dovremmo fare rimpatri. Allora però qua ci chiediamo perché il fondo rimpatri alla fine è sempre più o meno azzerato. Queste sono le domande a cui dovrebbe dare risposta, non dire sentiamo, che ce li sentiamo, dobbiamo Malpezzi, tenere prego, tutti qua e mantenerle. Io vorrei dare